ragazzi, ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Avete passato buon anno, avete fatto buone feste, avete mangiato? Bene, ora basta. Non sto scherzando, però vi voglio dare un po' dei consigli su come rimettervi in forma e su come diciamo perdere qualche chiletto, perché anche io ho preso qualche chilo, anche io ho mangiato l'impossibile, anche mia mamma e mio padre, non sto scherzando, però veramente ho mangiato tutto, pandoro, panettone, dolci, tutto quello che c'è da mangiare io l'ho mangiato, quindi non vi sentite in colpa, anche io sono umana ed è giusto comunque condividere questi momenti di piacere anche col cibo, con la famiglia, quindi non avete fatto nulla di strano, di anomalo, avete fatto benissimo. Adesso però vogliamo un po' rimetterci in forma, vi dico come faccio io, cosa faccio io, senza stress, senza sacrifici. La prima cosa che vi consiglio di fare è quella di riprendere subito con il vostro stile di vita sano che avevate prima, cioè io automaticamente il 2 gennaio quindi riprendo subito con il mio stile di vita, quindi a mangiare le mie cose, ad esempio se rimane il pandoro, il panettone, io di solito non lo faccio rimanere, lo mangio tutto prima, durante i giorni di festa, perché non lo mangio, cioè ho fatto la colazione ad esempio a Capodanno col panettone, invece il 2 gennaio inizio con la mia consueta colazione sana, quindi è di non mangiare più quelle cose che mangiavate in quei giorni, per il semplice fatto che se voi continuate a mangiare quelle cose che comunque si mangiano i giorni di festa, ovviamente là poi può influire, là poi è difficile riprendere le abitudini, quindi mangiare nei giorni che ad esempio all'Epifania, quando sarà comunque in quel giorno io non so, andrò a mangiare fuori, comunque starò in famiglia, comunque mangerò sicuramente cose non sane, mangerò anche cioccolata, mangerò ovviamente, però comunque il giorno dopo, comunque almeno non so, due giorni, insomma così, riprenderò con le mie abitudini sane. Quindi questo è il primo consiglio, riprendete subito. Il secondo consiglio è quello di bere tante tisane. Io ne bevo davvero tantissime, lo sapete che la mia preferita in assoluto è questa qua della Fitti, che ormai ve ne ho parlato già tante volte, quella che adoro di più e vi straconsiglio, se non vi piace il sapore del tè verde, del tè in particolare, questa qua, Fit Berry, perché ha un sapore buonissimo, contiene tè verde, però non sa di tè verde, quindi infatti piace tantissimo anche a mia sorella, proprio perché lei non ama tantissimo il sapore puro del tè verde, a volte non piace. Questo non sa proprio di tè verde perché contiene anche ad esempio il tarassaco, la barbabietola, la rosa canina, mirtilli, limone, lamponi, frutti rossi, ecco perché si chiama Fit Berry, che la rendono buonissima e fa questo colore veramente carinissimo. Questa è la Rose Gold Battle, che comunque vi metto il link se la volete comprare nel box informazione, e si vende anche tutto il kit, quindi sia la busta con la bottiglia oppure potete comprare anche separatamente solo questa bustina. Ed è semplicissimo anche da preparare, io lo bevo ogni giorno, soprattutto la mattina, mi piace berlo, ma si può bere anche il pomeriggio, aiuta tantissimo a eliminare tutti i liquidi in eccesso, che comunque considerate che quei chiletti che voi vedete in più sulla bilancia sono anche di tensione idrica, quindi bevendo le tisane vi aiutano tantissimo a sgonfiare la pancia, a eliminare i chili in eccesso e anche a combattere la cellulite. Io bevo una o due al giorno di questa qua e mi trovo benissimo, mi aiuta tantissimo proprio soprattutto in questi periodi post abbuffate, proprio a recuperare la forma fisica o il peso forma, insomma. Comunque vi lascio il link di appunto di Fittia se lo volete acquistare in box informazione. Mi raccomando, utilizzate il mio codice sconto Carlita10 sul sito, così avete uno sconto sull'acquisto di tutti i prodotti. Poi fatemi sapere come vi trovate, tante mi dite che vi trovate bene, quindi mi fa tanto piacere. Oltre alle tisane è importantissimo anche bere tanta acqua, comunque l'acqua vi aiuta tantissimo ad eliminare i liquidi in eccesso, aumentate le quantità di acqua. Io bevo tanta acqua ogni giorno, considerate che solo quando vado in palestra e mi alleno bevo una bottiglia di 2 litri, quindi solo quando mi alleno, poi durante tutta la mattinata tra tisane, acqua eccetera bevo veramente tant'acqua. Poi un altro piccolo segretino che vi voglio dare è quello di mangiare alimenti sani, ovviamente eliminate qualsiasi tipo di dolci, fritture, tutte queste con zuccheri raffinati, cereali bianchi, no, cercate di mangiare come fonte di carboidrati soltanto riso, il riso basmati o riso integrale,
pasta integrale e ad esempio la mattina potreste mangiare le fette biscottate sempre integrali, oppure potreste mangiare anche la quinoa, il farro, insomma questi cereali qua. Evitate la pasta bianca, evitate il pane, evitate la pizza, soprattutto in questo periodo in cui volete disintossicare, perché comunque contengono lievito e farina bianca. Un altro consiglio che vi posso dare è quello là di fare ovviamente attività fisica. Io ho ripreso subito con la palestra. Voi, se vi volete iscrivere in palestra, questo è il momento adatto secondo me, non dovete pensarci più, non dovete rimandare, vi dovete iscrivere in palestra. Vedrete che sarà bellissimo vedere il vostro corpo cambiare, migliorare, vi appassionerete, avrete un hobby, una passione da fare ogni giorno, comunque 2-3 volte a settimana, sarà bellissimo per voi, quindi vi consiglio di farlo. Oppure potete anche semplicemente fare una corsetta, una passeggiata tutti i giorni. Io ad esempio, a me piace molto correre, quindi se posso, ad esempio mi piace tantissimo correre la mattina quando c'è il sole, una bella giornata, vi consiglio tantissimo, soprattutto per bruciare le calorie in eccesso e quindi in questo periodo in cui volete perdere qualche chilo, di fare una corsetta di 30 minuti ad esempio la mattina appena svegli a digiuno. Veramente molto molto più efficace se la fate a digiuno e vi attiva il metabolismo, vi fa bruciare durante tutto il giorno. Poi vi consiglio tantissimo di iniziare il pranzo o la cena mangiando delle verdure crude. Questo è un segreto che non tutti sanno, ma veramente vi aiuta tantissimo. Allora, voi arrivate a casa con tantissima fame, iniziate ad aprire il frigo o a prendere il pane a mangiare, no, non va bene. Mangiate verdure crude, ad esempio vi preparate un'insalata e iniziate, mentre che si fa ad esempio il vostro pranzo, la vostra cena, iniziate a mangiare l'insalata come antipasto, tra virgolette. Quello che aiuta tantissimo a saziarvi, a mangiare verdure che sono fondamentali soprattutto per noi donne, per combattere la cellulite, la ritenzione idrica e per comunque per stare in forma, perché comunque sono le verdure, sono antiossidanti, fanno bene alla pelle, ai capelli, sono anti ritenzione idrica, vi aiutano tantissimo a eliminare liquidi, contengono molta acqua, quindi fa bene. Oppure ad esempio come faccio io dei finocchi, io mentre comunque ad esempio bolle l'acqua oppure mi sto cucinando qualcosa inizio a sgranocchiare dei finocchi oppure dei cetrioli, non so che verdure vi piacciono, comunque sono molto molto consigliate, zucchine, cetrioli, finocchi, spinaci, broccoli, sedano, sono molto molto, servono per depurarvi, quindi mangiate sempre pranzo e cena, senza verdure non esiste, dovete sempre mangiare le verdure, soprattutto crude, ma anche cotte tipo spinaci, broccoli, la vezza, non so, quello che vi piace a voi, asparagi, vedete voi, sempre mangiate sempre una bella porzione di verdure, sempre, e anche le proteine servono tantissimo per mantenere il tono muscolare, soprattutto se vi allenate e andate in palestra, ma le proteine servono anche per saziarvi e per mantenere il vostro metabolismo attivo. La mattina mangiate sempre una quota proteica, non mangiate ad esempio la brioche con il tonno del bar che contiene zuccheri raffinati che vi fa anche venire fame, tipo dopo che lo mangiate, dopo mezz'ora, vi viene di nuovo fame, e sono zuccheri che comunque alla fine vi fanno sempre ingrassare, quindi una tantum ci sta, ma adesso in questo periodo ve lo sconsiglio, vi consiglio di fare colazione ad esempio con dei pancake, ad esempio seguite la mia ricetta che vi feci il video sul mio secondo canale con la farina di avena, oppure se siete allergici al glutine la farina di riso, oppure delle semplici fette biscottate integrali. La mia colazione top per eccellenza, anche di questa vi feci il video, ecco le fette biscottate integrali, un velo di marmellata senza zucchero ovviamente, vedete, se vedete quel video capite quale utilizzo, e lo yogurt greco è ottimo perché comunque è una fonte proteica ed ha zero grassi. Oppure un'alternativa agli albumi, gli albumi anche sono ricchi di proteine e hanno zero grassi, quindi sono ottimi. Un altro piccolo consiglio che vi posso dare è quello di non soffriggere, non utilizzare condimenti particolari. Io uso solo l'olio extravergine d'oliva, quindi no burri, no grassi, non cibi confezionati che comunque contengono zuccheri raffinati, grassi idrogenati, olio di palma, eccetera, quindi no. Condite tutto con l'olio extravergine d'oliva, possibilmente a crudo. In questo modo a crudo è molto più naturale e genuino, vi fa tanto bene anche alla pelle, vi fa andare di corpo, eccetera, insomma, tutte quelle belle cose là. E poi è più sano, è più dietetico. E non utilizzate tanto sale, utilizzate il sale rosa dell'Himalaya, mi raccomando, e utilizzatene poco, quindi non, cercate di non mettere chili di sale che comunque favorisce la cellulite, anche se il sale rosa dell'Himalaya è molto, è utile da questo punto di vista. Però comunque vi consiglio di utilizzare le spezie nei vostri cibi. Molte persone non utilizzano le spezie, io ho un cassetto pieno di spezie perché le adoro, e le spezie insaporiscono molto i cibi e vi permetto di non
non utilizzare tanto sale, e è tutta un'abitudine, come lo zucchero nel caffè. Io non bevo caffè zuccherato, come sapete utilizzo come dolcificante, per dolcificare di solito è la truvia, che comunque è zero calorie, oppure lo bevo amaro. E quando mi capita che ad esempio sono a casa di qualcuno, oppure non so, da qualche parte me lo offrono, e io mi accorgo che c'è lo zucchero, a me mi fa schifo, cioè quel dolciastro che io non riesco a bere, perché sono proprio abituata. E la stessa cosa con i cibi salati normalmente per me sono troppo salati, ad esempio alcuni cibi che sono proprio saporiti, io non riesco a mangiare perché sento molto il sale, perché sono abituata a usare poco sale, a usare solo il sale rosa dell'Himalaya, a utilizzare molto le spezie sul pesce, sulle carni, sulle verdure, utilizzo molte spezie, semi, semini, spezie che comunque fanno bene e vi permettono appunto di utilizzare meno condimenti. Quindi questo è tutto ragazzi, io mi fermo qua perché come sapete quando inizio a parlare di questi argomenti potrei parlare veramente, non so, per 24 ore consecutivamente, perché mi piace tantissimo parlare di queste cose. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se avete anche voi dei consigli da dare a me o alle ragazze, consigliamocela di noi, perché a me piace tantissimo anche leggere i vostri commenti, se avete delle domande, delle richieste particolari. Io vorrei fare altri video di questo genere, vorrei farvi un video sul mio allenamento che sto facendo adesso in palestra, che mi sta aiutando tantissimo per l'addome, per i glutei, per le gambe, l'alimentazione che sto seguendo più all'alimentare. Fatemi sapere con tanti like, se raggiungo tanti like a questo video capisco che vi interessano questi video anche su allenamento, alimentazione. E non so, fatemi delle domande, delle richieste, così magari vi farò un altro video parlando sempre di questi argomenti, però rispondendo alle vostre domande, mi piacerebbe tantissimo. Quindi se piace anche a voi, like, vi mando un bacio grandissimo, mi raccomando non vi abbattete se avete preso qualche chiletto in più, perché comunque è l'intenzione, vedete che va via. Ah, un altro segreto che mi sono dimenticata di darvi, il più importante, è quello di magari non pesarvi, non guardarvi troppo allo specchio nel dettaglio, ogni piccolo buchino di cellulite eccetera. Ragazze, non fregatevene, comunque siete belle così come siete, e sicuramente non è un buchetto di cellulite oppure un poco di ritenzione idrica che comunque vi rende brutte. Sono sicura che siete bellissime così come siete, quindi forza e coraggio, fate tutto per la vostra salute e per il vostro benessere. E mando un bacio grande. Ciao!